questo edificio è un edificio tipico con architettura industriale. Nato negli anni 50, poi è stato trasformato negli anni 80 a edilizia scolastica di proprietà a suo tempo del Comune di Torino per una scuola elementare. Successivamente negli anni 90 è stato trasformato a edilizia scolastica media superiore istituto Giolitti di proprietà della città metropolitana, allora provincia. Come città metropolitana abbiamo scelto questo edificio tra circa 80 edifici che abbiamo sul territorio del Comune di Torino. Questo edificio perché tra gli altri, dopo una valutazione, è stato valutato come quell'edificio proprio per caratteristiche sue di un periodo di industriale con grandi finestrature, con delle coperture piane e con delle caratteristiche non consone alle nuove normative rispetto al risparmio energetico. Questa esperienza, questi lavori ci hanno portato a capire una cosa, che bisogna coinvolgere l'utenza per un corretto utilizzo delle strutture, delle apparecchiature, della tecnologia che abbiamo apportato all'interno dell'edificio scolastico. Abbiamo anche sviluppato un progetto che potrebbe essere replicato in vari nostri edifici con uno studio fatto in parte dal Politecnico di Torino e in parte da studi professionali esterni per valutare proprio la possibilità di estendere questo intervento a vari altri edifici.